Oggi le giornaliere non ci sono perché comunque l'ho già fatte. Il problema è che volevo tentare la scalata. Ieri siamo arrivati quasi in vetta, diciamo mancano 23 punti, ma non sono pochi 23 punti. Allora, quanto siamo scesi? Mamma mia, siamo scesi tantissimo. Praticamente dobbiamo arrivare a 3.008 per forza. Allora, ci andiamo con il nuovo mix prova. Non c'entra niente. Ah, becchiamo un 48esimo. Un 48esimo. Non so se che ore sono. Sono le 4 di solito. Gioco di sera. Però ho beccato un cinese. Quindi, boh, starà per andare a dormire. Una delle ultime sue partite. Vediamo che fa. Portable potion. Sicuramente ci avrà Tesla. Ce la dobbiamo giocare bene. I ciccio non fa nulla. E allora noi ci abbiamo un'apertura brutta noi, eh. Vediamo un po'. Ce l'aspettavamo, Loyal Guard, sicuramente. Addirittura ha sacrificato. Perché sacrificare quel mostro e non questo? C'è un mostro che si vuole tenere. Vabbè. Allora adesso devo giocarmela bene. C'ho 7 e 3, 7, 9, 9 e 9, dovrebbe morire il primo. Il problema è mo che faccio? Vedi? Mannaggia. Questa cosa mi mette in crisi. È sempre meglio tenersi un mostro che una carta. Vabbè. Se mi entrava il sacrificio sarei stato più contento, però non si può avere tutto. Vabbè, dai. Poteva andare peggio. Lui ha sicuramente un altro di quel mostro, eccolo. E Tesla, forse le nuvolette. Altro sacrificio. Io sto ancora gonfio, ho 7-7, eh. Quindi vediamo un attimo. Mo si pomperà all'infinito questo mostro. Prepariamoci. Onestamente mi vuole togliere una carta. Ma ci sta. Purtroppo ho dovuto sacrificarla prima la carta buona, però vabbè. Spero che mi entra un sacrificio. E dai, e dammi un sacrificio. Proviamo. Ok, perfetto. Allora, ci avrei 7. Vabbè, proviamo. Ok, prendo 4 di danno, ci sta. Però lui ne prende 2. Poi 7. Ma vieni! Che godo. Godo tantissimo. Lui ha praticamente quasi perso. Gli è rimasto giusto alla soglia del pinguino. Vediamo un po'.
Mai dire mai, però. C'ha tanti cristalli. Una volta eliminato il pinguino potrei star tranquillo. C'ha soltanto una carta oggetto, non capisco cosa ci voglia fare. Se mi sarei tenuto la cosa demoniaca, sarebbe stato molto meglio. Questo non ci serve. Pinguino meglio farglielo fuori. Ha due carte, potrebbe averci una distruggi mostro o comunque i cristalli. Vedo che non la usa, ha rimesso il mostro. Sicuro di sé, forse. Ah, no, beh. Però hai sbagliato, Ciccio. No, vabbè, ma non ha colpito. No, vabbè, ma che vuol dire che non ha colpito, raga? Ma è morto, non ha colpito il doppio... Vabbè. Lui c'ha... Mannaggia. Mazza, come abbiamo perso male. Ha vinto per un pelo, raga. Vinto per un pelo, incredibile. Mi doveva spiegare, cioè dopo la prima morte, perché quello non è morto, è rinato subito, quindi non ha fatto il coso. Vabbè. Va bene. E di nuovo questo, ammazza, oh. Che coglioni. Che cocomeri questo. E mo che me l'hai avvelenato che hai risolto. Guarda che sfiga che non c'ho niente che posso usare contro. E invece sì, ce l'ho. Ah! Ah! Ah, rifamo. Ah, Portable Potion purtroppo c'ha dei difetti. Che se non girano le carte so cavoli. Vabbè, come un po' tutti i deck. Ah, ah! Ambe.
Li avrei ucciso tutti e lui... Ah, proprio devo fare quello che mi pare poi dopo. Motox. Un veterano diamante. Vediamo un po'. Un veteran Motox. Sarà forte? Sì. Tutto un contro uno che ha il mio stesso deck, ma ti pare? No, non ha il mio stesso deck, per fortuna. Ciao Tesla. Immaginavo. Non c'ho molta scelta, eh. Raga, porto a casa, arriviamo in classifica. Andiamo. Sacrifica una carta per mettere più... Bravo. Fortuna. Ma che roba. Ci potrebbe avere il pinguino. Immaginavo. Però sta a corto di cristalli, raga. Sta cortissimo. Sta cortissimo di cristalli. Questa è finta. Poi se perdo, senti le madonne. Questa è finta, poi se perdo, senti le madonne. Nuvoletto, cioè, veramente quasi il mio l'altro deck che ho è identico al suo. Ho un deck con Tesla, il pinguino rosso-blu, praticamente c'ha lo mio stesso deck. No, lui ha questo, io non ho questo. Ci sta. Qua forse ho sbagliato. Mi raccolgo 3-3. Mi sa che ho sbagliato. Devo mettere il pinguino dall'altro lato. Tanto in entrambi i casi sarebbe morto. Sarebbe morta lei. Ma dai, è morto già! Ma che cazzata è?
Ma che forti! Ma è morto prima lui! Ma vaffanculo, va! Ma che cazzata! Che cazzata, raga! Devo mettere il pinguino dall'altro lato, forse. Vabbè. Nove fottuti punti per arrivare a prendere quel cavolo del bauletto. Vediamo un po' se bastano 9 fottuti punti. Se ci arriviamo, neanche. Dovremmo fare un po' di più. Ne dovremmo vincere soltanto un'altra. Non è facile, eh? Abbiamo perso 7 partite. Proprio allucinanti. Le partite allucinanti abbiamo perso. Te può mai capitare il primo classifica, guarda, eh? Proprio per farmela apposta. No! Non si sa chi sia. Distruttive urge. Forse è semplice. Forse, dico, eh? Non si sa. Competitività è altissima attualmente, è altissima. E subito parte col pinguinotto. Io non ho il pinguinotto, ma ho
Sto rischiando, eh. Sto regando, perde. Non devo assolutamente perdere. Guarda che carta di merda, oh. Allora, ma non è possibile. Non è possibile, non è possibile. Non è possibile che io sia così sfigato. Non è possibile, ti giuro, non è possibile. Non è possibile, ogni volta è un casino. Mi escono sempre carte che non corrispondono con le carte oggetto. Guarda che è una cosa, ti giuro, una cosa è bella dar maiolino. Maialino. In teoria non dovrebbe funzionare ancora. Va bene. A me dispiace per lui. Ma che è successo, re? Ha bypassato il veleno. Dai, ci fai via sto pacchetto. Su che stiamo alla top 100. Dai! Facce via il pacchetto. Oh. Facce via il pacchetto. Oh. Nathan faccio. Dai, hai perso tanto, è inutile che insisti. Ce l'abbiamo fatta anche ad arrivare alla leggendaria. Eccoli qui, 3809. Leggendario. Ci sta. Andiamo avanti, ci andiamo a prendere il pacchettino. In teoria dovremmo stare... Non c'è sta più il pacchettino. È rimasto malissimo. Una volta c'era il pacchettino. Oh, eccolo. Perché non ce lo dà?
in teoria dovremmo essere in classifica, Ciccio. Scusa, vabbè, perché non è aggiornato. Scusa? No, 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 Ciccio, guarda, guarda, ti stai sbagliando, aspetta, aspetta, riavviamo, riavviamo. Guarda, c'è un equivoco. Qui siamo in classifica. Cioè, quello rispecchia, fa tutto quanto, ma adesso tu mi metti così. Dai un po'. Dai, dai. Voglio il pacchettino. Che poi dentro non c'è un cazzo, però voglio il pacchettino. Oggi sono andato in fissa. Già ieri sera ho detto basta, mo' arrivo in top 100 per riprendermi il pacchettino. Sarebbe anche da rimanerci in top 100, eh? E no, perché non mi dà rank, sto maledetto. Perché in top 100 potrei prendere due pacchetti Elite. Vabbè, magari sopra i 50, niente. Beh, un po' di pacchetti Elite prendi, se... Se vai in top. Allora, dobbiamo aspettare tipo una mezz'oretta? Ah no, eccolo qui, ma ci ha segnato. 89esimi. Ma non ci segna sul coso, ma guardate che merda, che... Non ci segna sul... Non ci segna qui, non ce lo dà, eh? Ma che merda! Stronzo! Scusa, siamo in... Scusi, scusi, siamo 89esimi, vedi? Eccoci. No? Me lo dà il pacchettino? Niente. Dovremmo fare un'altra partita, ma è una merda. Va bene, un altro incontro. Che cos'è qui? Fritz, 67esimo in classifica. Questo ci avrà lasciato l'anima. E ti pareva che dobbiamo iniziare per primi? Un vero spreco d'inizio. Vabbè. Vincius, questo qua che fa? Vabbè. Se mai mettesse qualcosa, vabbè, ma tanto ormai mi aspetto solo che Pinguino, non credo che il maialino vada bene, guarda, eh. Mi aspetto a Tesla. Perché usa questo però? Particolare. Ti prego, fai volo, fai volo, fai volo. Ha fatto. Questa è una scelta difficile, però vabbè, proviamo. Guarda che schifo. La potevo dare a lei, vabbè. Era solo per togliergli un cavolo di mostro. Guarda quante carte ho sprecato. È anche buona, alla fine, il mostro che gli ho tolto. Guarda quante carte ho sprecato per togliergli. La potevo dare a lei, la carta rossa, vabbè. Mannaggia a me. Non si sa che ha buttato. Vabbè. Sprecata sta partita, eh? Iniziata malissimo. Vabbè. Ha dato uno schiaffo così. Invece di fare la cosa, gli ha dato uno schiaffo. Ha detto, sai, c'è. Pa! Sto una ammazzata, Tesla. Vatta a piander secchio.
E ormai ho perso. Ormai io ho perso, è inutile che gioco. Eppure lo sapevo e ho comunque sto cascato nella sua trappola. Non dovevo giocare qua. Dovevo aspettare. Qua dovevo soltanto che aspettare. Invece no, giochiamo. No, colpì al centro no, eh. Colpì al centro no con la magia. Doveva andare per qui il pinguino, portacci sua. Cioè, al centro no, e si è fatto. Ecco, appunto. Adesso che la deve ammazzare, non ci colpisce lì, mi pare giusto. Non me di. Ha perso. Ah no, sa sta a tirà. Vabbè. Vabbè. Che partite, ragazzi. Cioè, tutto culo, tutto specchio, fulmine, scudo, spine, tutto così. Oh, ce lo dai sto pacchetto. Oh, 77. L'anno del mio fratello. Di mio fratello, perché dico, non c'è più, quindi. Allora, ci andiamo a aprire sto pacchetto, sono curioso. Allora, tanto ci apriamo. Oggi mi sono aperti tutti, ieri. Allora, Leadboard Pack. Open the pack, get 500 gold and change a random prize. Ok, 500 monete e un random prize che non lo so. L'ho aperto a volte, mi ha dato delle robe tipo orrende. Quindi proviamo. Ah, stavolta leggendaria, l'altra volta me le ha date normali. Ti giuro, sono rimasto malissimo. Non sono più andato in arena, veramente. Allora, e anche qui diciamo che questo l'abbiamo fatto. L'arena la continuiamo? Non lo so, questa è una bella domanda. Attualmente non lo so, qui dice 77. Allora, richiede impegno, ragazzi, davvero, perché ci devi stare costante. I deck ce l'abbiamo, ve li ho fatto vedere già l'altra volta. 28, dove sto? 28, dovrei stare qui, 77 infatti, dovrei essere 77. Ci dovrei forse rientrare, se ogni giorno magari
facciamo un paio di partite in arena, dovrei comunque rimanerci. Bisogna vedere. Ovviamente i deck ne ho fatti parecchi. Ho questo qui in mix di prova. Ho quell'altro che uso con Tesla prova. Ho il giallo blu prova. Ultimamente c'ho il Tesla Potion, che però vorrei smontare, però non posso perché comunque i deck che ho sono più forti di questo. Magari avendo magari quell'altro mostro blu rosso se potrebbe inventare qualcosina, però diciamo che ce l'ho, ma non è che mi garba poi molto. Ci sarebbe anche qualcosina da lavorarci, cambiare, però onestamente non me ne frega niente, non è una cosa che mi piace. C'ho il Mummia Provia, che è fighissimo, veramente devastante, e ho notato che gli devo cambiare un leader che sarebbe tipo questo qui, che è anche figo, che dovrebbe mettere Third of Blood. Quando lo piazzi centrale gli mette uno steal vita, che è carino, che è molto carino che mette uno steal vita, e quando attacca prende vita. C'è anche il nuovo leader che ci sto praticamente, ci sarebbe da lavorare, però purtroppo ho modificato, lo voglio provare così col Third of Blood. Praticamente ci sarebbe anche quest'altro deck, c'ho anche deck viola, dadi, lo vorrei definitivamente smontare e ricostruire un deck con Vlad e la Fenice, perché questo nuovo leader che è con il pass, che ho parlato nel video scorso, praticamente ti permette di invocare, eccolo qua, Cursed Swordman, ti commette, se c'hai un mostro posizionato in attacco, quando passi ti mette una carta magia, una carta oggetto che con 3 d'attacco. Quindi praticamente se fai il deck rosso con mostri del calibro antico, diciamo, chiamiamolo così, ma comunque anche nuovo, dipende, poi ve lo scegliete voi. Però se metti un mostro del calibro di Cat Knight, che comunque piazzato all'inizio ha un bel 9 d'attacco, più 3 diventano 10, 11, 12 d'attacco fisso. Essendo un piuma, magari una carta livello 2 molto bassa che può dargli perforazione, anzi, manco livello 1, livello 2, livello 1. Praticamente, ma non c'è bisogno, perché già che toglie 11, insomma, fa casino. Capito? C'è il pinguino che gli vai a togliere quel bel 5 all'inizio, capite? Allora, questo lo distruggo proprio. Io penso che il drago me lo reworko, non lo so. Perché tanto non lo uso mai. Questo deve essere prova rossa, ci scrivo. Potrei provarlo anche con Fenice. Mo' vediamo un attimo. C'è proprio il deck Fenice, Garuda Fenice. Sì, c'ho il deck Garuda Fenice abbastanza vecchiotto. Proprio vecchio, vecchio stile. Dovrei provarlo, vedremo un attimo. Allora, diciamo che per oggi è tutto. Andiamo a vedere se abbiamo fatto... Ah no, devo fare degli eventi. Devo giocare in eventi per prendere i pacchetti, ovviamente. No, volevo andare sul pass un attimo al volo. Eh sì, c'era qualcosa da ritirare, infatti. Praticamente abbiamo fatto quasi tutti gli obiettivi, ci manca soltanto il login, che si farà in questi 3 giorni. In questa settimana è andata, dobbiamo aspettare altri 5 giorni per la prossima week, per la prossima settimana. Vabbè, diciamo che Card Monster è tutto, e al prossimo video, ragazzi. Per qualsiasi cosa, consigli o qualsiasi cosa, mi trovate ovviamente su Discord, ma soprattutto su Twitch. Questo è un video che va su YouTube, giusto per tenermi aggiornate le live, insomma, quello che sia. Faccio delle live così, buttate là, registro e le butto sul canale, visto che comunque Card Monster è una cosa delle più richieste su YouTube per quanto riguarda il mio canale. Cerco di aggiornarlo e portarlo molto spesso, molto spesso. Spero che questo video vi sia piaciuto e niente,
ci ritroviamo al prossimo video, alla prossima random live. Ciao ragazzi.